Secondo i dati dell'OMS, il 10% della popolazione globale soffre di balenofobia o paura del lago. Da oggi arrivano a Messina i vaccini senza puntura che consentiranno alle persone agofobiche di ricevere la somministrazione attraverso un innovativo sistema. Stiamo mettendo in campo tutto quello che è possibile fare, anche questa è un'altra iniziativa che va su questa direzione. Un device che permette la vaccinazione così come qualsiasi altra somministrazione, ovviamente con l'utilizzo non del lago, quindi per chi ha la fobia del lago diventa un'occasione in più, quindi anche questa lo abbiamo fatta, si direbbe. Speriamo di raggiungere quell'obiettivo che è quello di vaccinare almeno il 70% entro il 31 agosto della popolazione messinese e da lì faremo un'ulteriore scommessa, quindi prima ragioniamo e raggiungiamo il primo obiettivo e poi andiamo avanti sul resto. Il 14 è un dispositivo a molla che utilizza la velocità per inoculare il farmaco all'interno del tessuto umano. L'alta velocità, l'infusione è fatta in meno di 100 millisecondi e questo fa sì che il corpo non venga recepito dal nostro cervello. Il funzionamento è completamente meccanico e permette di inoculare un po' tutte le sostanze per via sottocute o intramuscolo, come ad esempio il vaccino. È una tecnologia che riscuote molto successo per l'assenza di ago ed è una tecnologia che però non è solo apprezzata dai pazienti ma è anche apprezzata dagli operatori sanitari, il cui rischio di funzione accidentale è azzerato grazie all'utilizzo di questo dispositivo. Ho sempre avuto paura degli aghi, ma oggi, grazie al commissario ad acta per l'emergenza Covid di Messina e il nuovo sistema senza ago, COM14, anch'io sono riuscita a vaccinarmi. Vaccinatevi tutti perché è troppo importante per ritornare a vivere.